Io sono pronto. Finalmente ci siamo. Tra oggi è... tra 3 giorni esatti usciranno finalmente le Jordan 1 Chicago o Lost and Found, che più avanti spiegherò anche il perché nasce questo nome qua. Scarpe che sono dalla bocca di tutti praticamente da quando sono state annunciate, quindi marzo, aprile, adesso non ricordo esattamente bene quando, e da quando sono state annunciate c'è stata subito una grandissima sorpresa e una voglia di avere il proprio paio con sé per tutti gli sneakerhead. Prima di iniziare e spiegarvi come prenderle, come saranno, quante ne usciranno, perché usciranno, se usciranno da sole o se saranno single, un saluto a tutte le cucciole single che guarderanno questo video. Prima di iniziare vi faccio vedere l'outfit che avrò il giorno della release. Giubbottotto Chicago Bulls, abbinato chiaramente alla magliettina Chicago Bulls. Jordan 1 Low Chicago, una delle scarpe più belle mai realizzate. E per concludere il cappellino Bartolini, perché come sapete sneakers consegna con Bartolini, quindi Bartolini, sneakers. Adesso lo tolgo perché è orribile. Un saluto a Bartolini. Metto il beanie perché fa freddo, non per altro. Non voglio rubare nessuna Jordan 1 Lost and Found, giuro. O forse sì. Quindi parliamo un attimino di come saranno queste Jordan 1 High Chicago. Diciamo Chicago perché alla fine sono Chicago. È una scarpa in realtà che vogliono tutti, appassionati, non appassionati, perché grazie o a causa, non so quale dei termini utilizzare, di Last Dance, che ha fatto appassionare, cioè sì, anche appassionare, ma comunque avvicinare molti a quelle che sono le sneakers, il tema Jordan. La richiesta è altissima, ma Nike da questo punto di vista erano uscite delle notizie dell'X che le quantità per questa release sarebbero state altissime, circa 500.000 di paia, che per una release così importante, perché comunque a mio parere è una release importante, non ce lo si aspettava, però benissimo così, perché io la voglio. Tutti la vogliamo e spero che tutti riusciremo ad averla. Anche voi piccoli haters. Adesso parliamo un attimino di quella che è la scarpa, di come si presenta, innanzitutto dal box, ma spero di portarvi più avanti, anzi ve lo porterò sicuramente perché è una scarpa che prenderò assolutamente a resell anche, perché la voglio e devo averla. Quindi cucciolotti, se volete iscrivervi per un 45 europeo, un 11 US, io sono qui. Anzi, se volete poi darmela a retail, io sarò veramente grato, perché ho gridato, sono emozionato. Quindi parliamo un attimino di come sarà questa scarpa. Partiamo dalla scatola, che sarà secondo me bellissima, che riprende un pochettino tutto quel concetto che Lost and Found, nel senso dimenticata, persa e poi ritrovata. Quindi si parla di una scarpa Jordan 1 chiaramente DS che è stata comprata, qui si vede un'etichettina anche saldo, che è stata comprata in saldo, poi messa in una scantina, uno storage che si usa molto in America, e poi è stata ritrovata chiaramente con i segni del tempo. È proprio questo look invecchiato che me le fa preferire le Chicago del 2015. Affermazione pesante, lo so, non mi dissocio, questo giro non mi dissocio, perché secondo me sono più belle qualitativamente, probabilmente, anzi sicuramente sarà molto peggio, però mi piacciono, che devo dire, mi piacciono. Complesso box scatola, box scarpa, work in progress, pure il tappetone che è praticamente il logo che troviamo sul box delle Jordan 1. Su questo tappeto ci dormirò la sera a cavallo tra 18 e 19 per far sì che il sogno della loro Jordan 1 diventi realtà. Quindi voi avete aperto il video proprio per sapere questa cosa qui: come acquistare a retail le Jordan 1 Lost and Found. L'unico metodo, se non avete degli amici o parenti che lavorano in un negozio o possiedono un negozio che venderà le Jordan 1 Lost and Found, è iscriversi alle raffle. Molti di voi che state guardando questo video sicuramente sapete già, anzi spero per voi, perché sennò disiscrivetevi per favore, disiscrivetevi. Ma per chi non lo sa, sono in sostanza delle traduzioni, proprio estrazioni dei sorteggi, dove bisognerà inserire i propri dati sui vari siti del negozio che avranno il prodotto disponibile. Lì il giorno della release verrai sorteggiato o meno, crediamo più o meno, per l'acquisto poi delle Jordan 1. Lascio qui alcuni negozi dove mi sono iscritto pure io per tentare di vincere queste scarpe. Oh, sento che ce la farò. Seba. Oltre a questi negozi qui che fanno release tramite il loro sito internet o comunque Instagram, ci sono altri negozi dove la raffle esiste sì, ma non sul sito internet. Bisogna avere, oltre che l'account di registrazione al sito chiaramente,
e l'applicazione dedicata per le raffle. Molti sicuramente penseranno che scaricare un'applicazione per tutte queste cose qua è molto scomodo, però i negozi che hanno release importanti molto spesso avere l'applicazione è sempre più comodo, capito? Tipo Sneaker Staff, un saluto a Sneaker Staff che guarda sempre i miei video, perché vi tiene traccia di tutti i vostri dati, quindi alla fine basta schiacciare solamente due dati, non inserirli tutte le volte. Vi lascio qui gli altri negozi. La cosa simpatica per quanto mi riguarda è che non avevo questa voglia innanzitutto di prendere una Jordan 1, che qua già, perché mi segue da tempo, sa che comunque con la Jordan 1 avevo una sorta di conflitto, non tanto per la Jordan 1 in sé, ma diciamo che mi scocciava semplicemente vedere troppo in giro e avere le scarpe che avevano tutti, eh. Non è per presunzione, però credo che è una cosa che ci sta, e tutti gli appassionati di sneakers da prima del le Jordan 1, le Dunk, le Jordan Dance, capito? È una cosa che comunque hanno passato e stanno passando. Un saluto a tutti gli sneakerhead oggi. Quindi vi stavo dicendo che da moltissimo tempo che non avevo tutto questo interesse, ma soprattutto la voglia di iscrivermi a delle raffle, perché ultimamente con le release recenti provavo su sneakers giusto una raffle così se mi capitava così per caso, le prendevo bene o le prendevo pace, perché quando ero più pupetto in realtà avevo un file Excel con tutti i nomi, cognomi, numeri di telefono, carte d'identità di una cosa come 20-30 persone che iscrivevo a tutte le raffle, chiaramente per conto mio, perché c'era una voglia di prendere i prodotti, anche che fa strano perché ci mettevo più impegno ma c'era più facilità nel prenderle. Adesso che è molto più difficile perché ci sono molte più persone interessate, ci metto meno impegno, non lo so, tranne per questa release, qua mi sono iscritto. Quindi vi voglio consigliare i siti ai quali mi sono iscritto pure io, ma sono in realtà la maggior parte, se qualcuno manca probabilmente me lo sono perso o uscirà quando sto registrando questo video, quindi ieri, perché uscirà domani, quindi oggi per voi, sto registrando proprio in last minute. Siamo arrivati alla fine di questo video, voleva essere un video breve, informativo, con le info basiche per avere più possibilità di riuscire a coppare queste sneakers che tutti vogliono, che io le voglio. Come al solito non dimenticatevi di mettere like, iscrivervi al canale se non siete già iscritti, seguirmi su Instagram e ci vediamo al prossimo video, e spero che uno dei prossimi video si intitolerà Unboxing Review delle Jordan 1 Lost and Found del Fino Sneakers, il migliore canale di sneakers d'Italia.